Il campionato del mondo di Ponferrata, la prova riservata ai professionisti, misura 254 km, un circuito di 18 km da ripetere 14 volte. Il dislivello totale è di 4.200 metri, non è poco, perché a differenza degli anni scorsi tutta la corsa si svolge in circuito. Ci sono due salite, la prima 5 km con una pendenza massima del 5%, salita facile, pedalabile ma abbastanza lunga, e dopo una discesa di 1500 metri l'ultimo strappo, sono 1100 metri con un tratto che è all'8%, quest'ultima salita termina 5 km dall'arrivo. La caratteristica, un'altra caratteristica di questo percorso è che la discesa è facilissima, praticamente non si toccano mai i freni. Gli ultimi 2 km tornano ad essere pianeggianti, l'ultima curva a 500 metri dal traguardo. Visionando il percorso, reputo che sia abbastanza facile, anche se, ripeto, il dislivello da superare non è indifferente, quindi la fatica si farà sentire soprattutto nell'ultimo giro. Potrebbero arrivare 35-40 corridori insieme, e tra questi naturalmente alcuni uomini veloci come Sagan, Degenkolb e, perché no, Simon Gerrans. Non parlo degli italiani perché preferisco non farlo. Però nell'ultimo giro si possono inventare soluzioni particolari, alternative, e quindi sarà un campionato del mondo apertissimo con varie possibilità. I più arrabbiati di questo percorso sono proprio gli spagnoli, che preferivano un tracciato molto più impegnativo.